Ciao a tutti ragazzi, io sono Deuci e vi do il benvenuto all'ultimo video della modalità eroica per quanto riguarda il quartiere dei combattenti. Oggi giocheremo contro i Cavalieri dell'Apocalisse, Barone Fieramorte e i suoi tre infami colleghi. Quello che posso dirvi è che abbiamo studiato un mazzo un po' particolare con dei silenzi e comunque con le Shadow War Pain, esattamente le parole d'ombra dolore, unite alle detonazioni mentali che ci serviranno. Perché fondamentalmente lui ha soltanto 14 punti vita. Rimane comunque caratterizzato dalla sua invulnerabilità fino a che i tre cavalieri dell'Apocalisse sono ancora in campo e giocherà ovviamente le sue magie da paladino. Dunque, abbiamo un'esplosione sacra che ci può far comodo. Una parola d'ombra, direi che possiamo giocarla subito. Ok, redenzione. Va bene. Lui gioca una lama runica. Quindi altri due danni. Noi siamo già a 16 punti vita. Non è proprio ideale. Ci giochiamo un signore della morte. 4 danni. Tac. Tac. Deve andarci meglio. Comunque abbiamo almeno assopito, abbiamo almeno controllato qualche danno. Direi che ora possiamo curarci e basta. Un altro segreto del paladino, dardo di gelo. Quindi traderà sicuramente con il nostro pozzo di luce. No, invece. E mi cura straordinariamente. Quindi noi dobbiamo curarci. Ottimo. Ottimo. Un'altra lama runica, quindi al momento ci può fare 6 danni. Speriamo che ci curi ancora. Ottimo. Potrebbe andarci molto meglio. Quindi noi cosa facciamo? Facciamo così. Va bene, penitenza, lui comunque arriva ad essere un 4-3. E noi ci curiamo un attimo. Lui ha comunque 6 danni in campo e pesca due carte. Fuoco nell'anima. Avrebbe avuto il lethal. Siamo stati fortunati. Okay, non più fortunati questa volta. Ok, quindi noi adesso speriamo che questo regga. Ok, consacrazione, speriamo che non ci faccia due danni. Ora, ottimo. Bene, adesso noi dobbiamo assolutamente curarci. Giocare questo e distruggere quello. Questo è diventato un 8-1, ma dovrà tradare per forza. Dissoluzione di massa non mi piace, speriamo che non ci faccia danni. Dardo di gelo, attenzione. Ok. Ora, clamorosamente abbiamo vinto. 5 danni e 5 danni. Olè! Direi che è andata. Di nono turno e si va a vincere. Voilà. Ottimo. Quindi terminata anche quest'ala di Naxxramas. Io vorrei ringraziare chiunque di voi stia guardando questo video, chiunque di voi l'abbia guardato o lo guarderà in futuro. Siete come una grandissima famiglia. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta per la vostra grande sopportazione nei miei confronti e quindi vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti da Deuci.